Buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Fano TV, siamo in diretta da Viale Gramsci, sentite il tripudio di festa, il tripudio di colori, il tripudio di musica che è tipico del carnevale di Fano. Qua dietro a me siamo fermi perché la sfilata sta girando in questo momento, ma ho trovato una compagnia, un compagnia postale direttamente da dove? Da Lucrezia, un gemellaggio con Lucrezia. Allora, questo è il nostro direttore delle basse bevute, artistico. Avete il direttore artistico voi? No, tutto un po' butta su, via. Ecco, quindi oggi lui, domani io, domani lui, dopodomani. Allora, so che voi fate gli stornelli, vero? Delle storielle. No, sta confusione, ma chi c'è troppa confusione? Ma provate a accennare qualcosa solo per Fano TV, dai, solo per Fano TV. Era il maggio quella mattina quando incontrai una bella biondina. Era sì bella, sì graziosa e profumava come una rosa. E quando ci sposammo in casa mia, si fece un po' di festa in allegria. Bella, complimenti, fatevi un applauso, veramente complimenti. E soprattutto si invita tutti al carnevale di mezza quaresima di Lucrezia, quando sarà? Naturalmente numerosi, che ci divertiamo e vi sapremo divertire. Salutate, siate numerosi. Allora noi continuiamo, salutiamo gli amici di Lucrezia, grazie mille ragazzi. Continuiamo questa diretta così, alla scoperta di queste maschere, alla scoperta di questa terza domenica di carnevale insieme. E trovo qua di fianco a me le ragazze che mi guardano e hanno una maglietta che ho riconosciuto subito. Voi siete insieme a Mattia Diamantini con la Zumba con le scuole. Allora, intanto il vostro nome? Marta, poi chi abbiamo? Giulia, poi? Michela. Ecco ragazze, com'è ballare così tra un carro e l'altro con tutti gli occhi di Viale Gramsci puntati? È un'emozione magnifica, è un divertimento assurdo e spero di far divertire anche gli altri. Ecco, con Mattia avete lavorato parecchio, vero? Sì, molto, poi io vado proprio a scuola da lui, faccio i latini, quindi ho un'emozione più grande ancora. Beh, insomma, con un maestro come Mattia penso che chiunque potrebbe ballare, anche io che non sono assolutamente un ballerino. Allora ragazzi, buon carnevale anche a voi, buon divertimento perché qui non è finita ancora. Andiamo avanti questa diretta, qui noi siamo tra un carro e un altro, tra una maschera e un'altra. Qua chi incontriamo? Chi abbiamo qua? Allora qua c'è Mario. Super Mario, come l'anno scorso. Con i baffi al contrario. Certo. No, il gancio sopra, così. E invece? È l'amante, perché l'anno scorso era la suora, quest'anno è l'amante perché c'è il detto che l'idraulico c'ha l'amante. Allora così si è portata la moglie che è l'amante. Quindi allora, ragazzi, Mario con l'amante. Allora questo è uno scoop, sembra che anche Super Mario, il famosissimo eroe, abbiamo giocato tutti con Super Mario, anche Super Mario all'amante. Ragazzi, il carnevale di Fano è anche questo, incredibile. Nella vita la moglie, nella vita la moglie, beh, però è carnevale. Allora continuiamo questa sfilata e io direi di seguire questo uovo perché secondo me trova una sorpresa. Allora qua, aspetta un attimo, ci fermiamo qua. Chi abbiamo ragazzi? Questi sono i Puffi, vero? Siamo in diretta con Fano TV ragazzi. Ciao. Allora intanto il vostro nome? Andrea e? Clarissa. Direttamente da? Fano. Direttamente da Fano, com'è questo carnevale di Fano? Terza domenica, gran finale. Bello, cioè non delude. Poi tra un po' inizia il giro del getto, che è quello pesante. Sì, abbastanza. Poi potete girare il vostro cappello, potete prendere le caramelle in quel modo, dai, magari potrebbe essere un po'. Beh, magari, forse qualcosa prendo. Allora, prossimo anno mi vesto anch'io da puffo, che l'altezza è quella, voi siete anche quasi anche troppo alti per essere dei puffi. Ragazzi, buon carnevale a tutti. Grazie, altrettanto. Allora, continuiamo perché qua la sfilata deve continuare, c'è chi lavora dietro le quinte, a me mi piace dare così un'immagine anche a chi lavora veramente, l'ente carnevalesca. Qua abbiamo il consigliere Andrea Baldeschi. Allora Andrea, siamo nel bel mezzo dei trattori, non possiamo dare fastidio, dove non diamo fastidio noi continuiamo l'intervista. Va bene, siamo in tantissimi oggi, siamo penso il doppio di domenica scorsa, quindi va bene, il tempo è buono, si sta bene. Per chi ancora ci sta guardando da casa, venite al carnevale di Fano. Grazie Andrea, buon lavoro a te e tutta l'ente carnevalesca. Ma chi vedo?
ma chi vedo? Qui la fascia parla chiaro, Misfano, Rossella Fiorani. Allora Rossella, naturalmente Misfano non poteva mancare. Ecco, facciamo bella questa inquadratura perché non capita tutti i giorni di intervistare bellezze così nostre. Allora Rossella, così, dici com'è questo carnevale? È stupendo, è pieno di gente e una festa, è bellissimo. Ecco, sei pronta perché fra un po' inizierà il giro del getto, è proprio a brevissimo. Sì, sì, prontissima. Allora ciao, buon carnevale, saluta a tutti i fanesi perché Misfano deve salutare tutti i fanesi. Grazie mille, anche a voi, un saluto a tutti quanti, ciao. Ciao Rossella, buon carnevale. E continuiamo perché qua la sfilata è un work in progress, sta per ripartire. Io voglio far parlare un po' di bimbi. Allora, siamo in diretta su Fano TV. La guardi mai Fano TV? Sì. Dove sei, di Fano? Allora, ci puoi dire almeno il tuo nome? Sì. Come ti chiami? Isle. Come ti chiami? Isle. Allora, vuoi fare un bel saluto a tutta Fano TV? Ma cosa sei vestita? Qua siamo una spagnola, mi sembra, vero? Fai un giro, fai vedere un po' quel tuo vestito, ma complimenti. Continuiamo a girare qua per le maschere e qui vedo un tipo un po' pericoloso, un tipo quasi losco, vero? Ma lui in realtà, come si chiama? Matteo, con tanto di spada. Allora, sguaina questa spada, facci vedere, davvero samurai, eccolo qua, contro Fano TV, pronto così, punta la tua spada. Eccolo qua, perfetto. Oh, e qui vedo invece chi è pronto già con tanto di prendisetto. Facciamolo vedere questo prendisetto. Edizione 2015, eccolo qua, ancora è vuoto. Tac, semplicissimo, si apre ed è prontissimo per raccogliere più cioccolata possibile. Speriamo bene? Speriamo bene. Direttamente da? Da Fano, quindi i fanesi, ragazzi, non possono mancare. No, noi non siamo di Fano. Ah no? No, noi siamo di Castelplanio. Ah, ok. Vabbè, comunque Fano è vicino, giustamente un saltino a carnevale ci può stare. È il primo anno, molto bello. Allora, sta ripartendo la sfilata, qui devono girare i carri. Ma noi cerchiamo sempre un po' di bimbi per far parlare. Qui abbiamo ancora un bel prendisetto prontissimo per prendere più caramelle possibili. E vogliamo il nome di questi protagonisti. Il tuo nome? Mohamed. Urla. Mohamed. Mohamed e poi? Ashar. Oh, allora, questi due fratellini, vero? Cugini. Due cugini. È la prima volta che siete al carnevale di Fano? No. Ecco qua che ci stanno suonando, perché giustamente è il bello della diretta, è anche questo. E sta passando il carro Tedagel Brudet. Beh, un richiamo naturalmente al nostro mitico Brudetto fanese. Tra l'altro quest'anno il Carnevale di Fano è anche gemellato con il Festival Internazionale del Brodetto, che si svolge, come sappiamo tutti, a settembre, ogni metà settembre, appunto a fine stagione. Io direi a questo punto, visto che la sfilata sta ripartendo, cerchiamo di passare tra un carro e l'altro. Naturalmente, occhio il grande cameraman che mi sta seguendo in questa pazza diretta di Carnevale. Allora, andiamo a seguire, continuiamo la sfilata perché qua sta per ripartire. Le casse col getto, prima siamo passati e questa domenica sembra, così ci hanno detto dall'ente carnevalesca, che verranno riversati sulla folla 80 quintali di dolciumi. E a proposito di ente carnevalesca, troviamo il presidente Cecchini. Ecco qua il presidente Cecchini, che era scappato perché ha visto le telecamere di Fano TV e ha avuto subito paura, no? No. Un saluto a tutti i telespettatori di Fano TV, una giornata meravigliosa. Ecco, siamo in diretta e un saluto anche a chi ci sta guardando dal divano di casa. Benissimo, state pur comodi perché qua siamo veramente tanti, non ci stiamo più. Allora, hanno detto che qualcuno vuole fare il pupazzino del presidente dell'ente carnevalesca contro la sfiga, perché tutte le volte che c'è il carnevale di Fano, nell'era Cecchini, se si può chiamare così, non piove mai, è una cosa incredibile, anche contro il meteo. Beh, adesso aspetta ancora prima di dirlo, ma comunque sia, proviamoci, potrebbe essere un altro souvenir. Ecco, arrivate da dietro la mitica
l'unica scenografia del carnevale di Fano, perché il carnevale è anche questo. Tante novità anche in questa domenica, possiamo proseguire insieme. Allora, il carnevale, come sapete, non finisce oggi, ma l'appuntamento è domani alle 21 alla Sala Verdi del Teatro con il convegno sulla risata, perché ridere fa bene. E poi martedì grasso con il tradizionale rogo del pupo in piazza 20 settembre. Direttamente da Fano TV, grazie a tutti e ancora buon carnevale dall'ente carnevalesca Fano! E noi invece diciamo grazie, ecco qua! Bene, ragazzi, siamo stati! Qui siamo! Ragazzi, siamo assaliti dall'allegria del carnevale, che è travolgente! Anche questo è il bello della diretta! Qui, ragazzi, sono completamente pazzi. Allora, veniamo qua, in mezzo a questa danza, in mezzo a questo tripudio di colori, abbiamo l'uomo col fischietto che saluta. Ciao a tutti! Invece qua chi abbiamo? Coro Becco, ragazzi, siete coloratissimi. I clown! Complimenti! Grazie, anche voi a tutti, ciao! Venite a Fano, il carnevale più bello d'Italia. Ecco, questo è un altro Happy appello. Happy day, sempre, ovunque, divertimento assicurato, sempre. Ragazzi, questi sono completamente pazzi. Io pensavo che erano matti, li avevo visti prima, ma in sfilata sono una cosa veramente incredibile. Ci stanno completamente assalendo. Ecco qua che si sono fermati, ma noi invece proseguiamo questa diretta. Ecco che stanno correndo, non si sa che cosa stanno impazzendo, soprattutto con gli occhi increduli dei turisti e dei fanesi che non li conoscevano più di tanto. Questi sono completamente pazzi. Allora, continua questa grande sfilata, e io direi di staccare anche su questo bellissimo carro che si chiama appunto Allegria. Il carro Allegria è animato appunto dalle coreografie di Happy Days, conosciutissima naturalmente sul nostro territorio, grandissima scuola di danza e non solo. Ecco le ragazze che si stanno ballando, e nel frattempo la sfilata qua continua, perché si può dire che è ufficialmente partito il giro del getto. È partito il giro del getto, e quindi da adesso in poi 80 quintali di dolciumi perugina sulla folla, tutti pronti con tanto di prendigetto in mano, perché veramente sarà il delirio più assoluto. Facciamo passare il carro Allegria e troviamo qua una coppia coloratissima. Ragazzi, complimenti per le parrucche, dite i vostri nomi. Andrea e Giulia. Direttamente da? Da Ancona arrivate. Da Ancona, ragazzi, un bel saluto a Fano TV, che siamo in diretta. Saluto a tutta Fano, tutta Canova. Ed ecco qua, alla mia sinistra sta sfilando la banda di Cartoceto, perché al carnevale di Fano si presenta anche il carnevale di mezza quaresima. Ecco qua il saluto della banda di Cartoceto. E poi abbiamo qua i marinaretti, i carristi di Cartoceto. E qui, ragazzi, divertiamo. Qui ancora sono sempre loro con gli stornelli in diretta. Grandi, salutiamo tutti, e mi raccomando a Lucrezia, l'8 marzo a Lucrezia. E viva il gemellaggio col comune di Fano. Qua passa il carretto con tanto, il vino non manca, devo vedere che il vino non manca. E soprattutto qua abbiamo un mezzo un po' particolare. Allora, ragazzi, siamo in diretta su Fano TV, in questo momento mi stanno vedendo tutti su Fano TV. Com'è nata questa idea? È nata così per caso in un bar, più precisamente nel bar Claudia di Cartoceto, alla festa dell'Oliva. Non sapendo cosa fare, ci siamo riuniti nel bar e abbiamo cominciato a cantare. Dopodiché abbiamo detto: come lo chiamiamo questo gruppo? Le basse bevute, ma voleva dire basse vedute. Abbiamo sbagliato e abbiamo messo basse bevute, come abbiamo sbagliato. Complimenti, perché qui vedo che è addobbato al massimo, abbiamo tanto di mais, la lonza, il salame, non manca niente. Ogni tanto ne perdiamo un pezzo, sennò era bene. Allora, ragazzi, buon carnevale di Fano a tutti. Grazie a tutti, saluto i miei figli.
E continuiamo questa grande sfilata con questo grandissimo uovo sorpresa, grandissimo uovo, naturalmente le uova sono le protagoniste del getto nel carnevale di Lucrezia. Ecco qua che stanno sfilando ancora i nostri amici abbiamo salutato prima, il mitico Super Mario. Ciao. Con tanto diamante, perché ragazzi abbiamo scoperto, invece la moglie naturalmente, questo è uno scherzo di carnevale naturalmente, simpaticissimo. Ecco qua addirittura anche una bicicletta, ormai ragazzi chi più ne ha più ne metta. Ed ecco qua il carro The Dagel Brudette. Come faccio sempre, mi piacerebbe far parlare coloro che lavorano dietro le quinte, almeno da sapere il nome. Franco. Buon lavoro Franco. Grazie. Allora stacchiamo un po' su qualche bambino, qualche maschera, nell'attesa dei carri che stanno arrivando. Allora occhio anche al cameraman, perché naturalmente sta facendo un grandissimo lavoro in diretta tra una maschera, un coriandolo, un prendigetto, una spinta. Qua vedo in lontananza alle mie spalle maschere molto molto strane, e quindi si meritano l'intervista. Allora siamo in diretta su Fano TV, in questo momento tutti vi vedono su Fano TV, intanto il vostro nome e da dove venite? Tiziana Foligno. Direttamente da Foligno, poi che abbiamo? Figlia? Lucrezia Calcina da Perugia. Poi che abbiamo qua? Serena di Foligno. Sempre di Foligno. Beh, ragazzi facciamo vedere queste maschere, perché complimenti nei minimi particolari. Direttamente da Foligno, allora com'è questo carnevale di Fano? Chi è che mi vuole rispondere? Bellissimo, è la prima volta che vengo, è veramente bello, complimenti. Io complimenti li voglio fare a voi, perché veramente le maschere così, ci vorrebbe il Viale Gramsci intero, ci scusiamo se ogni tanto passano, ma d'altronde siamo in diretta, non possiamo prevedere niente. Allora, il prendisetto ancora è vuoto. Ma voi è la prima volta che venite qua, ma adesso i carri che stanno arrivando, cioè porteranno una valanga di getto. Siete pronti per questo? Sì. Sì, speriamo, insomma, ecco. È il caso di dire in bocca al lupo. Mange! Crepi! Poi magari torniamo e vediamo se è pieno. Va bene. Le domeniche scorse c'è chi ha preso più di 3 kg di getto. Vabbè. Ragazzi, buon carnevale a tutti. Là però vedo un dalmata che naturalmente faceva finta di niente, perché ha detto magari l'ho scampata questa volta, e invece giustamente vogliamo anche l'intervista, perché è stupendo, cioè non so se possiamo staccare su tutta questa, veramente complimenti. Grazie. Anche il mettersi in gioco nel carnevale credo che sia veramente un valore aggiunto. Grazie da parte di tutti i fanesi, perché è bello vedere le persone mascherate. Grazie a voi, bellissimo. Buon carnevale, buon divertimento. Grazie. Allora qua la sfilata va avanti e piano piano scorre, perché scorre piano? Perché tante persone bloccano, giustamente sta arrivando il getto, e quindi giustamente tutti sono lì per prendere i loro dolciumi. Ma io continuo un po' a scorrere tra la folla, perché troviamo veramente, diamo spazio e veramente da applausi a questa coppia mascherata che fanno finta di niente. Diceva: stai parlando con me? Sì, sto parlando con voi, siamo in diretta su Fano TV. Ecco, intanto chi siete, come chiedo a tutti, e da dove venite? Oh, noi viviamo da Senigallia e siamo Paolo e Monia da Senigallia. Ecco, com'è nata così questa idea di vestirvi in questo modo? Semplicemente per comodità, costumi caldi e simpatici, tutto qua. Ecco, quindi direttamente da Senigallia, il viaggio non è tantissimo, però ne vale la pena per il carnevale di Fano. Sicuramente sì. Ecco, un saluto naturalmente anche dalla partner, ci sta. Un bel saluto in diretta a tutti i telespettatori di Fano. Ciao a tutti, buon carnevale! Ci sta raggiungendo nel frattempo il carro Halloween Circus Party. E mentre naturalmente l'operatore stacca sul brio e sta ballando, salutiamo Simone di Otallevi che sta ballando, noto attore delle commedie fanesi. E qua stiamo prendendo in diretta il getto,
È cominciato ufficialmente il getto qua al Carnevale di Fano. Voi che siete seduti comodi dal vostro divano di casa potrete vedere che cosa sta succedendo qui in Viale Gramsci. Prendi getto completamente aperti per prendere appunto ognuno il proprio quantitativo di caramelle. Qua è un delirio, persone che passano perché vogliono accaparrarsi il più getto possibile e nel frattempo noi ci spostiamo perché sta arrivando invece il secondo carro. Piano piano ci spostiamo anche noi, cerchiamo di camminare. Sta arrivando alle nostre spalle il secondo carro, è sempre dei maestri Vasilic e Angherà. Tra l'altro colgo l'occasione anche per ringraziare i carristi, i maestri carristi che veramente fanno un lavoro incredibile per il nostro carnevale. Vasilic e Angherà quest'anno hanno portato questo carro qua alle mie spalle che dice la potenza del carnevale, viva, viva il carnevale sempre! Un tripudio di maschere con in cima Re Carnevale che saluta la folla. Vedo nel frattempo che stanno arrivando delle maschere molto molto strane e io quando vedo le maschere molto strane è chiaro che parte immediatamente l'intervista. Complimenti perché facciamo inquadrare un'altra maschera di questo carnevale. Allora chi abbiamo? Il nome? Uno scozzese, Giacobita. Ah, direttamente da? Da Fano. Da Fano, sì. Ecco, allora, questo carnevale di Fano com'è? Stupendo, bellissimo. È sempre il migliore. E poi adesso sta arrivando anche il getto perché qua ci stanno per assalire, perché sta arrivando il getto. È il momento del getto, è il momento che aspettano tutti. Io il getto lo lascerei ai bambini comunque. È inutile vedere degli adulti che si azzuffano per due caramelle. Però bisogna anche dire che al carnevale un po' ci sentiamo un po' tutti bambini quasi. Ritorniamo tutti male di tutti, ma il getto deve essere per i bambini. Ecco qua che sta passando la forza delle maschere. Ringraziamo e buon carnevale a voi. Grazie anche a voi, buon lavoro. E qua vediamo che anche dietro il carro non è finita qua, perché continuano comunque coi prendigetto a rimanere dietro il carro nella speranza di incontrare chissà quella caramella giusta o quel bacio che mi mancava. Tra la folla anche io sono riuscito a accaparrarmi un bel bacio Perugina, chissà che cosa ci sarà scritto dentro la frase, me la leggerò stasera. E nel frattempo alle mie spalle sta arrivando il carro Le Battaglie del Metauro, dedicatissimo naturalmente alle nostre origini. D'altronde si sa che Fano è romana, abbiamo il nostro mitico Arco d'Augusta, quest'anno il bimillenario della sua costruzione. E troviamo coloro che hanno costruito questo carro. Allora siamo in diretta su Fano TV, abbiamo Francesco Simoncini e Paolo Furlani. Allora l'idea di questo carro com'è nata? Con chi parlo? Beh, l'idea nasce dalla romanità della nostra città. Quest'anno è il 2222 anno della battaglia del Metauro. Dopo 2000 anni ci siamo chiesti quali saranno le battaglie che può affrontare il nostro generale. Ed ecco nasce l'idea con le battaglie che sono l'ospedale unico, oppure la divisione con Marotta, oppure le scogliere, e giù tutto quello che sono i problemi. È un incentivo per il nostro sindaco, per la nuova giunta, per combattere queste battaglie. E grazie al progetto poi di Paolo Furlani è venuto fuori il carro. Ecco qua, alla mia destra abbiamo un altro grande maestro carrista fanese, Paolo Furlani. Come ho detto anche prima in diretta, grazie ai carristi perché siete veramente il valore aggiunto del nostro carnevale. Ecco Paolo, così è stato facile o difficile fare la faccia del sindaco? Beh, no, è stato abbastanza facile, anche perché il sindaco poi si è prestato, si è lasciato fotografare, quindi alla fine mi ha risolto parecchio del problema, diciamo, di impostazione del viso. Ecco, abbiamo intervistato il sindaco domenica scorsa e sembra che ha gradito molto, era proprio tutto contento. Gli ho detto, dal primo anno da sindaco già sul carro, non oso immaginare che cosa può succedere domenica prossima, il prossimo anno. Ma il prossimo anno adesso, vabbè, ancora è prematuro. Non si può dire. Non
si può dire, però vediamo, insomma. Volevo ricordare il grande lavoro che ha fatto l'associazione Gomma Piuma per Caso, tutti i volontari, 20-30 persone che in questi due mesi d'inverno hanno lavorato al carro e adesso stanno facendo le coreografie al nostro carro. Ecco perché anche la Gomma Piuma è un altro così vanto della nostra città, perché veramente mascherate e non solo, è un'arte così particolare che comunque sta prendendo piede a Fano. Esatto, siamo l'unico carnevale che sfrutta la Gomma Piuma, grazie anche all'esperienza di Pierluigi Piccinetti che l'ha portata nel nostro carnevale, poi ha seminato bene e sono venuti tanti talenti della Gomma Piuma. Ecco qua, allora grazie, buon carnevale, grazie mille. Noi stacchiamo qua da questa parte perché sta passando le battaglie del Metauro, sempre in diretta dal carnevale di Fano, e prego l'operatore appunto di far vedere le bellezze, la maestosità di questo carro che vede trionfare con la biga il nostro sindaco Massimo Seri. E poi naturalmente non manca anche quel tanto di polemica, naturalmente, e di satira politica. I problemi di Fano sono molteplici, chissà se il nostro sindaco riuscirà così a districarsi da questi problemi e a condurre questa biga nel migliore dei modi. Nel frattempo chiedo di staccare qua perché troviamo tra la folla un altro travestimento. Ragazzi, siamo in diretta su Fano TV e io voglio far vedere che ancora c'è la gente che si maschera al carnevale. Allora, intanto il vostro nome? Io Andrea. Andrea e? Anna. Direttamente da? Civitanova. Da Civitanova Marche. Allora ragazzi, due domande. La prima è: com'è il nostro carnevale? Fantastico. Fantastico, è il primo anno che veniamo. È il primo anno? Sì. E poi la domanda di rito, giustamente da fanese, invece Fano, la città di Fano, come la vedete? Com'è questa città? Io ho già fatto il militare, quindi... Ah, ecco, tra l'altro qua dietro c'è la caserma, quindi hai voluto ritornare un po' anche cos'era una volta. Allora ragazzi, complimenti, facciamo vedere a tutto il pubblico di Fano TV questa splendida maschera, coloratissimi ragazzi, buon carnevale, buon getto, perché adesso arrivano i cioccolatini. Grazie. Ecco qua. Sta arrivando nel frattempo alle mie spalle il carro, altro carro di prima categoria del nostro carnevale. Stacchiamo l'inquadratura per far vedere così, entriamo nel mondo delle fiabe ed è lassù in cima che troneggia il nostro premier Matteo Renzi con tanto di mattarella, perché giustamente la satira politica non può mancare al carnevale. Anche noi facciamo parte della sfilata, andiamo avanti e ecco qua il Renzi che troneggia nel Paese delle Meraviglie. È un Paese delle Meraviglie, ma naturalmente questa è la satira del nostro maestro carrista Ruben Mariotti, e questo invece è il brio del grande carnevale di Fano. Torniamo qua in diretta perché qua abbiamo un bambino, siamo in diretta su Fano TV. Allora, un bambino che è prontissimo col suo prendigetto, che adesso arriveranno tante caramelle, sei pronto? Sì. Allora, ci dici intanto il tuo nome, come ti chiami? Giacomo. Da dove sei, di Fano? No. No? Oh, sta arrivando tante caramelle, le hai prese? Oh, ecco qua in diretta che arrivano. Facci vedere il tuo prendigetto, se hai preso qualcosa. Ecco il cameraman che può staccare. Le battaglie del Metauro. Il prendigetto che è ancora non pienissimo, allora in bocca al lupo perché ancora non è finita. Facci un saluto in diretta a Fano TV. Ecco Spider-Man, giusto? Ciao, buon carnevale. Ecco qua, facciamo parlare un altro protagonista, siamo in diretta con Fano TV dal Carnevale di Fano, vicepresidente dell'Ente Carnevalesca, anche non c'è due senza tre, grande successo anche la terza domenica di Carnevale. Oggi chiudiamo col botto, come si dice,
benissimo, per fortuna il tempo è ottimo, tanta gente, siamo felici e martedì si brucia il pupo e poi ci si riposa. Ecco, quindi direttamente dal vicepresidente dell'ente carnevalesca un invito a tutti a non mancare al martedì grasso. Certamente, martedì tutti in piazza. Ed ecco qua che arriva la mitica, la gloriosa Musica la Vita. Il vero carnevale di Fano sono loro. Salutiamo naturalmente il maestro Daniele Gaudenzi e naturalmente anche Nicola Gaggi direttamente dalla Borghetti Bugaron Band. Ciao ragazzi, in diretta dal carnevale di Fano. E lasciamo la musica alla appunto grandissima Musica la Vita, perché qui l'allegria è di casa sicuramente, perché come fanno giustamente la musica la vita non la fa nessuno. Prima abbiamo fatto un salto nel loro carro e quando parte Avanti Indre, che è l'inno del carnevale di quest'anno, veramente non ce n'è per nessuno e ballano tutti. Allora qua nel frattempo, mentre siamo assaliti vero e proprio dal getto, io trovo qua un'altra ragazza con tanto di maschera e siamo in diretta su Fano TV. Allora, il tuo nome, da dove vieni? Martina, da Cesenatico. Martina, direttamente da Cesenatico. Allora, com'è questo carnevale di Fano? Sono cattivi, c'è una calca per le caramelle. Però sei riuscita a prendere qualcosa? No, sono per le foto. Ecco, allora dai, sarà magari per il giro di ritorno, perché non è finita qui ancora. Ah sì, dai, speriamo allora. In bocca al lupo. E qua invece troviamo un'altra maschera. Voi fate finta di niente, ma siamo in diretta su Fano TV, ragazzi. Io voglio inquadrare tutti coloro che sono mascherati. Farò il giro di tutto via Le Gramsci e faccio vedere a tutti i fanesi che ancora c'è chi si maschera, ragazzi. Complimenti. Il vostro nome, da dove venite? Noemi da Falconara. Noemi da Falconara e? Eleonora da Falconara. Allora, ragazzi, due domande che ho fatto a tutti. La prima è: com'è il nostro carnevale? È il primo anno? No, ci siamo già venuti altri anni, però ogni volta è fantastico. Invece Fano com'è? Fano bella, molto carina. Allora fate un bel saluto a tutto il pubblico di Fano TV, perché si stanno vedendo in diretta in questo momento. Ciao! Sono curioso, avete preso qualche dolcetto, qualcosa? Molto poco, qualche caramella. Peccato, dai, sarà per il ritorno, ragazzi, dai. Grazie. Buon divertimento. E qua continua l'allegria, continua, e noi cerchiamo, proviamo a salire sul palco delle autorità, perché volevamo fare un saluto, perché oggi è con noi anche il sindaco di St. Albans, appunto la nostra città gemellata appunto col comune di Fano. Ecco qua che ci fanno spazio, piano piano cerchiamo di salire nella tribuna. Scusateci, grazie. Ricordiamo appunto che siamo in diretta e nel frattempo io vedo una mamma vestita da diavolo, un diavolo al carnevale di Fano? Già. Ma il bimbo dov'è? Ha perso il bimbo? È partito sotto. Ha visto le caramelle e non ha capito più niente. Ovviamente sì. Buon carnevale. Grazie a tutti. Cerchiamo piano piano di salire. Ringrazio in diretta il cameraman, perché sta facendo veramente un grande lavoro. Siamo qua in diretta appunto dalla tribuna delle autorità, qui il colpo d'occhio, facciamo vedere quante persone ci sono oggi nel nostro carnevale. Ed ecco qua che troviamo, abbiamo detto, ancora un bel colpo d'occhio su tutti i prendigetto e la folla. Ed ecco qua che scorriamo incontro, salutiamo Simona Visonotto direttamente da Fano TV. Ciao, un saluto a Fano TV. Intanto noi ci accingiamo a raccogliere ancora altre caramelle nel bosco. Vedi, allora il prendigetto ha funzionato, facci vedere sì, Simona. No, oggi senza prendigetto, oggi a mani nude, no, però... Non posso immaginare se avevi il prendigetto. Esatto, però vedi. Quindi a tutti coloro cose che ci stanno vedendo adesso dal divano, stanno mangiando le mani, perché vedete cosa succedeva al carnevale di Fano? Ecco qua che ho visto con tanto di prendigetto in mano, facciamo vedere che già il bottino è arrivato.
il nostro sindaco di Fano Massimo Seri. Ecco, come ho detto prima in un'intervista sulla folla, non c'è due senza tre, anche la terza domenica successo al nostro carnevale. Sì, onestamente è un successo straordinario, tantissima gente, abbiamo superato le presenze già tante della domenica scorsa, ma soprattutto oggi sono arrivate da tutta Italia, molti pullman, molti camper, alberghi, hotel tutti pieni, ristoranti pieni, veramente un grande successo e la festa è assicurata e devo dire che c'è tanta partecipazione, quindi non potevamo pretendere di più. Ecco, poi un saluto naturalmente va anche al sindaco di St. Albans, un saluto, thank you very much, do you like Carnival of Fano? I love Carnival of Fano, this is my sixth time I've come to Carnival. Ecco, dice che è la sesta volta al Carnevale di Fano, è veramente innamorato del nostro Carnevale, gli piace tanto. Thank you very much. Okay, thank you. E qua troviamo nella tribuna, tra autorità, ho visto di spalle che ha fatto finta di niente, ma c'è l'assessore allo sport, Caterina Del Bianco, perché anche lo sport è al Carnevale di Fano. Sì, da questa mattina che sono attivissimi tutti i gruppi, il basket, il torneo che è in corso, i ragazzi adesso sono al Carnevale, questo mi fa molto piacere perché tutti i gruppi hanno approfittato della sfilata. Stamattina il moto raduna, veramente partecipato e che dire, veramente. Poi il gran finale sarà martedì perché ci saranno le premiazioni, quindi l'invito un po' a tutti a venire in piazza martedì grasso. In piazza perché c'è la Coppa Carnevale, che è questo oggetto bellissimo che loro si stanno competendo. E veramente i ragazzi si stanno impegnando tanto, il torneo di basket è veramente bello quest'anno. Grazie assessore e buon carnevale, perché qua ancora il getto deve tornare. Ecco, con questo colpo d'occhio, perché se facciamo vedere veramente la folla, cioè un viale Gramsci così gremito era da anni che non si vedeva al Carnevale di Fano. E soprattutto i Prendisetto finalmente, che stanno riempendo appunto il grande Sambodromo fanese. Allora è il caso di dire a questo punto, con questa visione d'insieme non è finita qui, perché poi torneranno i carri col getto, ci sarà la luminaria, il giro più suggestivo del Carnevale di Fano, e soprattutto poi si concluderà in piazza perché ci sarà l'estrazione del Tagliando Fedeltà e soprattutto la musica dei Last of Funk. Quindi voi che siete adesso nel divano e ci avete seguito da casa in diretta, vi invitiamo perché ancora il Carnevale qua va avanti. Buon Carnevale a tutti, il grandissimo Carnevale di Fano, che è bello da vedere soprattutto in questo giro, è dolce da gustare. Ciao, grazie! Yeah.